In questo video ti suggerirò 4 modi per creare un discorso molto spontaneo. Sei pronto? Sei pronta? Iniziamo! Ciao, benvenuta o benvenuto, il mio nome è Riccardo Agostini ed in questo canale tratto tematiche relative al public speaking, al modo migliore per comunicare in pubblico. Se l'argomento ti interessa, ti invito ad iscriverti e cliccare sulla campanellina. In questo modo, ogni volta che pubblicherò un nuovo video, potrai ricevere una notifica. Inizio dicendo che nessuno vuole ascoltarti mentre parli in pubblico ripetendo un discorso a memoria. Se la pensi come me, qua in basso clicca su mi piace. Ciò che dover fare per rendere una comunicazione spontanea sono 4 cose e te le vado ad elencare. Primo, creare una struttura. Secondo, praticare. Terzo, fare varietà con le frasi. Quarto, parlare in modo naturale. Punto primo, creare una struttura. Al momento di parlare in pubblico, avere una struttura chiara e ordinata è assolutamente importante. Serve a te come oratore per ricordarti le varie fasi del tuo discorso, ma soprattutto serve al pubblico che ti sta ascoltando. Quindi, una struttura piuttosto semplice potrebbe essere quella composta da un'introduzione, un corpo e un finale. Un'introduzione dove vengono anticipati i punti che andrai a trattare, un corpo dove analizzerai uno alla volta i punti presentati ed un finale dove ricapitolerai i punti che hai appena trattato. Seconda cosa da fare è praticare. Cosa significa praticare? Significa ripetere almeno 10 volte un discorso. Almeno 10 volte. Perché io so che molti di voi associano il termine, il verbo praticare al scrivere, scrivere ciò che andremo a dire, invece non è così. Se tu dovrai fare il tuo discorso in piedi il giorno stabilito, dovrai praticare in piedi, quindi parlare, per almeno 10 volte. Se lo farai seduto il giorno stabilito, allora praticherai per 10 volte da seduto. Ed in casa puoi farlo rivolgendo lo sguardo in 3 aree differenti, in modo che ti abituerai a gestire lo sguardo. Ad esempio, quando io mi allenavo per le competizioni nazionali di public speaking, cosa facevo? Dirigevo lo sguardo una volta ad un quadro, una volta ad un peluche, una volta alla finestra. In questo modo riuscivo a imparare a gestire lo sguardo. Un'altra cosa che facevo, cercavo di immaginarmi come potesse reagire il pubblico, quindi cercavo di creare emozioni, sorridevo, guardando un peluche sorridevo. E un'altra cosa che facevo era ogni tanto accendere la televisione, perché la televisione era un elemento di disturbo. Perché lo facevo? Perché mentre tu parli è probabile che persone entrino nella sala, qualcuno ti interrompa. E in questo modo tu ti abitui a gestire al meglio anche qualche imprevisto. Terza cosa da fare è creare varietà nelle frasi. Non cadere nell'errore di scrivere il tuo discorso e di impararlo a memoria, perché quello che ti potrebbe accadere è che mentre stai parlando non ti ricordi la frase che seguirà quella che hai appena detto e ti potresti bloccare. Non imparandolo a memoria, ma imparandolo per concetti, tu riuscirai a essere molto più naturale al momento dell'esposizione e soprattutto a non bloccarti quando ti troverai a parlare di fronte alla sala. Quarta cosa da fare è parlare in modo naturale e per parlare in modo naturale dovresti eliminare gli appunti. Quindi per arrivare a questo come puoi fare? Inizialmente scrivi il tuo discorso. Inizia a praticarlo e quando vedi che comincia ad avere dimestichezza, togli tutto ciò che potrebbe essere superfluo. L'obiettivo è che tu possa arrivare alla fine ad avere una piccola guida con delle frasi o dei concetti che rappresentino il percorso del tuo discorso. In questo modo che succederà? Che mentre tu stai parlando, nel caso in cui ti dovessi dimenticare qualche cosa, ti basterà abbassare lo sguardo e ritroverai la frase chiave che ti riporterà alla mente tutto il discorso. Quindi semplifica il più possibile gli appunti ed evita di guardarli. Parla direttamente con il pubblico. Il mio invito è usare questi 4 suggerimenti per creare un discorso piuttosto spontaneo. Ai fini della comunicazione la spontaneità è tutto perché tu trasmetti al pubblico la sensazione di essere
naturalezza, di essere naturale e di improvvisare, sebbene poi tu non lo sia. Però loro percepiscono da te questa sensazione e si fidano, di più, sono più disposti all'ascolto. Ti assicuro che questa abilità nel saper creare un discorso che risulti spontaneo verrà apprezzata non solamente nel lavoro, ma in ogni ambito della tua vita. E il metodo per costruirlo è quello che ti ho appena suggerito. Se pensi che oltre a quello che ti ho appena suggerito ci siano altri modi per risultare spontaneo, ti chiedo di condividerlo qua in basso in questo commento. Oppure puoi scrivere semplicemente la tua opinione, sarò lieto di risponderti. Se il video ti è piaciuto, condividilo, mandalo a un amico, digli guarda Riccardo, ha creato questo video, se ti interessa dagli un'occhiata. Oppure puoi mettermi un mi piace. Per oggi è tutto, noi ci vediamo presto. Ciao!